che il popolo inglese sta per trovarsi di fronte a un'altra grave crisi. Molti anni fa, col nome di Robin Hood, vi adunai come una banda di fuorilegge in questa stessa foresta di Sherwood. Insieme resistemmo alla tirannia di Re Giovanni. Quando morì ci separammo perché credevamo che la tirannia fosse morta con lui. Ma la tirannia non era morta. Essa sonnecchiava ed ora si è svegliata di nuovo. La stessa tirannia, che differisce solo nel nome, oggi si chiama William Pembroke, il Lord Reggente. Il Lord Reggente riunirà presto il Consiglio dei Baroni in assemblea al castello di Nottingham. Quale conte di Huntington, io vi assisterò. Ma nessuno può sapere come finirà questa assemblea. Se il reggente oserà intrigare per distruggere i diritti a voi dati dalla Magna Carta, noi dovremo riprendere le nostre spade. Tu, piccolo John, tu, mio fedele frate Toccia, tu, Alan, tu, Will Scarlet, insieme, a capo dei nostri, combatteremo il traditore. Farò venire da Huntington anche mio figlio Robert. Fin da quando era bambino l'ho preparato al rispetto del dovere e all'amore per la libertà. Dopodomani, in questo stesso luogo, noi ci ritroveremo. Abbassate il ponte. Della quale sono il reggente. Un re bambino sotto l'influenza della madre. Un governo indebolito dai termini della Magna Carta. Quindi bisognerà provvedere. Perché se un re troppo debole un giorno cedette ai termini di quella Magna Carta, non c'è ragione che noi dobbiamo sentirci legati a simile codardia. I poteri a cui egli rinunciò io li assumerò di nuovo. Il popolo non sa governare se stesso. Perciò io fin d'ora abolisco la Magna Carta. D'ora in poi il popolo sarà tassato come si deve e governato come va governato. A questo scopo, ognuno di voi dovrà mettere i suoi uomini sotto il mio diretto comando. Quest'ordine voglio che sia eseguito immediatamente. Lord Mortimer, la vostra conferma. Certo, my lord, certo. Io sono al vostro servizio. Fritz Herbert? Non avete che da chiedere. Grazie, amico. Lord Frederick? Io obbedisco. Lord Warwick? Io desidero pensarci, ho bisogno di riflettere. Voi dubitate perché... del mio diritto? Oh no, my lord, no davvero. Beh, per... so che posso contare su voi. My lord reggente, volete accordarmi la parola? È accordata. Confesso che non riesco a credere ciò che le mie orecchie odono e i miei occhi vedono. Dimenticate quanto sangue inglese fu versato per ottenere la Magna Carta? Non significa nulla per voi che migliaia di uomini siano morti perché il popolo potesse governarsi da solo, regolare le tasse, vivere con libertà e dignità? Ora il reggente vi chiede di abolire questi sacri diritti. E voi siete pronti a dire di sì. Ma che direte alle vostre famiglie, ai vostri amici e a tutti coloro che saranno le vittime dell'ambizione di quest'uomo? O almeno se non vi interessano gli altri, pensate a voi stessi. Quest'oggi il reggente vi ha chiesto aiuto perché senza di voi non può far nulla. Ma quando gli avrete accordato ciò che vuole, non sperate d'averlo amico. Vi combatterà, vi distruggerà nello stesso modo in cui ora egli tenta distruggere le genti che sono protette dalla Magna Carta. Rifiutando al reggente un colpevole aiuto, voi diverrete degli eroi. Ma sostenendo la sua vile impresa,
passerete alla storia come dei traditori. Siete ancora eloquente, my lord. Ma il mondo è molto cambiato. 20 anni fa, novello Robin Hood adunaste una banda di uomini ai vostri ordini. Questo oggi non è più possibile. Gli uomini di quel tempo sono troppo vecchi per lottare di nuovo. È quindi sprecata la vostra eloquenza. Se volete vivere in Inghilterra, sarà nell'Inghilterra dove io comando. Preferirò andarmene, credo. Signori, il conte di Huntington è bandito da questo paese. I suoi beni sono confiscati. Se domani dopo il tramonto sarà ancora dentro i confini dell'Inghilterra, ordinerò che venga arrestato come un qualsiasi fuori legge. Vedete come risolvo tutto facilmente? Maestà lo permette, ma certo le etichette. Il reggente ha abolito la Magna Carta e mi ha messo al bando. No, ciò non è possibile. It's Herbert Mipedina. Io resto in Inghilterra. Dove vi rifugierete? I miei uomini si riuniscono di nuovo nella foresta di Sherwood. Andrò subito a raggiungerli. Che intendete fare? Oppormi ancora una volta alla tirannia e stroncarla. Non appena il reggente comincerà a muoversi contro il re, avvertitemi immediatamente, maestà. Mio figlio è solo un bambino. Non oserà fargli del male. Purtroppo quell'uomo è capace anche di questo. E il consiglio gli ubbidisce senza discutere. Aumentando il suo potere diverrà anche crudele e la sua tirannide non avrà più limiti. Perciò io offro la mia vita per la vostra salvezza e per quella del re. E ciò che non potessi compiere io lo compirà mio figlio. Robert? Ma è un ragazzo. Divenuto ormai un uomo. Egli si trova al nord ma l'ho già mandato a chiamare. Vi ringrazio. Udite tutti! Per ordine di William Pembroke, reggente d'Inghilterra, da questo momento la Magna Carta è abolita. Il cavaliere solitario. Sì, ma sono riuscito a identificarlo. È il figlio del conte di Huntington. Intendi il figlio di Robin Hood? Ho mandato nella foresta di Sherwood per prendere Robin Hood, possibilmente vivo oppure morto. Esatto, my lord. Questi sono dei pretesti e nulla più. Ma my lord, io... Ora ascoltami bene. Portami questi traditori e portameli subito. Ti impiccherò sulla forca preparata per Robin Hood. E adesso hai altro da dire? No, my lord. Fai il tuo dovere. Sì, my lord. E nell'uscire dal castello, guarda la forca. Ricorda che potrebbe essere per te. Se fossi re io, nessuno mi resisterebbe, non lo oserebbero. Proclamatevi dunque re, così ristabilirete l'ordine. Che aspettate? Pazienza, amico mio. Ci sono degli ostacoli da superare. Quel piccolo re? Anche lui. Altri bambini spesso non vivono a lungo. Ogni cosa a suo tempo. Prima bisogna separarlo da sua madre. Come osate entrare qui senza farvi annunciare? Sembra che ai fuori legge siano accordati dei privilegi di cui non gode il reggente, maestà. Quali privilegi? Immaginate non sappia che il conte di Huntington ha parlato con voi in questa stanza dopo che io l'avevo bandito? Io rispondo delle mie azioni solo davanti al consiglio dei baroni. A voi non ho nulla da spiegare. È deplorevole che trascuriate così la mia autorità.
sarò costretto ad esercitarla con maggiore fermezza. Come sarebbe a dire? La vostra strana simpatia per i fuorilegge vi rende del tutto inadatta ad essere preposta all'educazione del re. Debbo quindi allontanarlo dalla vostra influenza. Non potete farlo. Non potete, non potete. No, signora. Che ne sarà di lui? Vostro figlio è il re d'Inghilterra e io ne sono personalmente responsabile. Farò in modo che riceva le più amorose cure. Preso mio figlio. Lo so, ho visto e udito. Dovete partire subito. Partire? E lasciare mio figlio in quelle mani? Caterina, che dici? Nulla, ormai arresterà quel tiranno. Voi dovete andare via di qui, maestà. Stasera. Non posso. Non lascia mio figlio. Arrestandovi sarà impossibile aiutarlo, maestà. Bisogna invece correre da Robin Hood. Robin Hood. Hai ragione, partiamo. Pronta per voi. Fuggite appena io alzerò il cancello. Grazie, amico. Che fai? Si incanta sempre. Ci penso io. Grazie. Stavolta però ha funzionato. Sono i tuoi muscoli che si incantano, non la ruota. Diventi vecchio per questo lavoro. Forse sarà così. Ora te l'abbasso anche. Grazie. C'è dubbio, non è più nel castello. Una pattuglia già l'insegue. Ma come è fuggita? Per la posterna con una barca. Punite le guardie con la morte. Raddoppiate il picchetto e mettetene uno anche all'esterno. Sì, my lord. Thank you.
troppo buio, torniamo al castello. Io amo gli alberi, i fiori, l'acqua e la musica e gli uccelli. Andatevene, prego, volete? Ma sono appena arrivato e il luogo è bello. Non è bello affatto. Attenta, si scivola sui tronchi. Ed ora, mettetemi giù. Non sarebbe il caso di ringraziarmi? Ringraziarvi? Se non fosse stato per voi. Lo sapete che siete carina? Voglio ancora baciarvi. Damigella, posso esservi d'aiuto in qualche modo? Avete già fatto abbastanza. Una ragazza giovane e graziosa come voi cosa fa sola in mezzo a questa foresta? Se vi interessa, lavoro qui vicino in qualità di sguattera. Oh, con le calze di seta. Voi osservate proprio tutto. È un vizio che avevo anche da piccolo. Ceteri! Questa foresta è piena zeppa di sguattere. Che gran paese l'Inghilterra. È meglio che andiamo. Oh, ma perché tanta fretta? Le pile e i piatti aspetteranno. Ceteri. Vieni, Ceteri. Ma di che avete paura? Vi prego, non devono trovarci. Troppo tardi, ci hanno già visto. Cercavate queste due signore? Sì, ci hanno fatto correre assai. Ah, mi pareva sospetto che due donne se ne andassero sole in giro nella foresta di Sherwood. Le ho trattenute. Ben fatto, boscaiolo. Ne sarei ricompensato. Grazie mille. Mettila a cavallo. Subito. Permettete? Era il meno che poteva farti. Vieni con noi, boscaiolo. Sì, vengo. Aspettate un momento. Lasciate quelle briglie. Hai smarrito la ragione, boscaiolo. Lasciate quelle briglie. Queste donne, idiota, devo arrestarle per ordine del reggente. È per questo che non te le lascio prendere. Non me le lasci prendere? Monigoldo. È lunga la via per arrivare a Nottingham. Vi consiglio di mettervi a correre. Su, correte! Vi siamo molto grate, boscaiolo. Ho già avuto una ricompensa. Sono tanto dispiacente, vi prego, scusatemi. Da quando in qua il reggente fa arrestare delle sguattere? Torneranno in maggior numero, è meglio partire, seguitemi. Non vogliamo più compromettervi, noi andiamo in cerca di Robin Hood. Robin Hood? Cerchiamolo insieme. Thank you.
E questa è la tua casa? No, tutta la foresta di Sherwood è la casa di Robin Hood. Ma voi troverete rifugio qui mentre vado a chiamarlo. Che strano luogo è questo? È strano quanto lo è nonna Meg, ma non badateci, è una cara vecchietta, soltanto un po' bizzarra. Va via. Non voglio né ladri né vagabondi in questa casa. Graziosa, non è vero? Apri, Meg! Chi sei tu? Chi ti manda qui? Sei carina come il solito, ma apri la porta. O vuoi che la sfondi per aprirla, nonna Meg? Come conosci il mio nome? Apri la porta! Metti giù quella scopa, nonna cattiva, oppure ti prenderò a scapaggioni. Non riconosci dunque un amico quando ce l'hai davanti? Amico? Spia è più probabile. Non conosco né te né loro. Mi conoscevi una volta, però. Oh, mettimi giù. Quelle mettimi sono giù. Mie amiche. Mettimi sono giù, canaglia. Oh. Ora devi ascoltarmi, Meg. Accogli bene le tue ospiti. Va nella cantina che è qui dietro la casa e porta su di quel tuo buon vino. E come diavolo conosci la mia cantina? C'è poco di te che io non conosca. Ma come ti ho detto, Robin Hood saprà come tu tratti i suoi amici. Robin Hood? Quel perfido bandito ribelle. Questa commedia falla davanti alle spie. Con permesso, bellezza. Vedete? Non potrei lasciarvi in mani migliori. Abbiamo fatto molta strada. Un po' di vino lo gradiremmo. Vino? Per degli sbatteri? Acqua e andatevela a prendere. Ragazzo? Sì, ho molta fretta di vedere Robin Hood. Oh, scusa tanto, signorino. Ma che cosa ti fa credere che Robin Hood abbia fretta di vedere te? Eppure dovresti indovinarlo, piccolo John. E come sai che mi chiamo piccolo John? C'è un solo uomo con un corpo così grande e un cervello così piccolo. E sembra che questo ragazzo abbia una vista magica. Dimmi, qual è il mio nome? Alan Edel, il menestrello. Ora mi lascerete passare? Ma sì, lasciamo passare chiunque si batta bene come parla. Ah, tu mi inviti a nozze. Ti farò un bel buco nella testa, così ti snebbierà il cervello. Fermi là, desistete! Disturbate la pace del Signore. Basta, basta, piccolo John. Così ricordi gli insegnamenti che ti ho dato. Batterti con un bambino lattante, piccolo John. Chi è il bambino lattante? Un uomo forte come te, un guerriero famoso che si confonde con un ragazzino. Con un ragazzino? Vieni un po' qui, frate Torcio. Quello che dici? Tu non sei che un gran sacco di lardo. Se non fosse per la veste che indossi e per la tua gigantesca pancia gonfia, ti punzecchierai la pelle un po' dappertutto. Datemi subito una spada e fatemi posto per scusa! State indietro finché insegno a questo sbarbatello a trattarvi con rispetto! Ma quello è Robert. Tuo figlio? Sì. Falli smettere allora. E perché? Il ragazzo sa ben difendersi. Un sacco di lardo sono io, anzi due sacchi! Due sacchi di lardo sono io. Niente fiato, non ne hai da sprecare, vecchio mio. Vecchio tuo? Per un momento il ragazzo lo metterà a terra. Tira, vuoi adoperare questa mentre sradico l'albero? Ha 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 ha!
Sei in difetto, frate Toccia. È tuo compito punire le nostre anime, non i nostri corpi. Sì, io sono il punito. Roby, conosci questo ragazzo? Se lo conosco, signori. Questo è il mio figliolo. Tuo figlio? Oh. Sì, proprio così, mio figliolo. Due donne nel bosco e tu ignori chi esse siano. Padre, hanno abiti da sguattere ma non lo sono di certo. Come lo sai? Ah, il loro aspetto me l'ha fatto capire. Hanno le mani ben curate e il loro linguaggio non è da cucina. Sei molto osservatore. La ragazza è graziosa? Me lo dirai tu stesso. Presto, nascondetevi. Meg, tesoro, le tue ospiti... Rifugiarmi nella foresta, amico mio. Ecco quel che rimane della vita in Inghilterra. Voi, vostro figlio, questi uomini, nessun altro è libero, nessun altro è salvo, neppure il mio bambino, neppure il re d'Inghilterra. Il re noi lo salveremo. Sì, lo salveremo. Io prego la maestà vostra d'aver fede in ciò che ha detto mio figlio. Finché ci sarà un metro di terreno libero su quest'isola, l'Inghilterra vivrà. Un altro tiranno tentò di dominarci, ma la foresta di Sherwood lo vinse. Questo accadrà di nuovo. Lotteremo finché tutta l'Inghilterra sarà salva. Con l'aiuto del Signore. Grazie. A tutti. Attaccheremo il castello allo spuntare del giorno. Non faremo nulla di simile. Guardate, una debole fiammella come questa si può spegnere con una mano senza la minima scottatura. Ma se la fiammella noi la aumentiamo, diverrà un rogo. E ogni uomo onesto d'Inghilterra correrà al nostro fianco. Dove l'accenderemo il fuoco? Al castello di Nottingham. Ma dopo aver sorvegliato ogni mossa del reggente, uno di noi andrà là. Io ci andrò. No, non ancora. Alan. Gli uomini cui è concessa troppa potenza a volte ne abusano e commettono qualche errore. Dovremo subito approfittare del primo errore del reggente. Come cantastorie ti sarà facile stabilirti nel castello. Vai, informaci appena possibile. D'accordo, Robin. Maestà. Ecco che abbiamo compiuto il primo passo. Abbiatevi la mia gratitudine. Come potrò ringraziarvi? Signora, vostra maestà, se voi posso aiutarvi. Certo non ho mai fatto la dama d'onore. Con voi al mio fianco so di essere in buone mani. Venite. Donna Meg con la regina. Viviamo davvero nell'era dei miracoli. Adesso ragazzi dobbiamo tornare al campo. Buonanotte, le dica. Buonanotte. Buonanotte, le dica. Lady Catherine. Chi è? Oh, buonanotte. Sentite. Io vi devo chiedere scusa. Chiedere scusa? Sì, per quello che... quando voi... allo stagno. Oh. Oh, ci avete messo in salvo da quelle guardie. È ciò che intendete? Sapete bene che non alludo a questo. Ma è tutto ciò che ricordo. In tal caso non vi devo nessuna scusa. Buonanotte, Lady Catherine. Robert. Robert. Lady Catherine? Io... ecco, rammento anche un'altra cosa. Davvero? Sì, e... non mi sento offesa. Dovreste vergognarvi, allora. Ma scherzone! Oh, vi prego, sull'altra guancia. Oh,
Lady Catherine. Buon riposo, Lady Catherine. Abbiate paura, siete in salvo qui. Io non ho paura. Allora perché piangete? Oh, per quello zoticone di Robert. Avrei voluto picchiarlo. Che cosa ha mai fatto? Non ha fatto nulla. Ed è per questo che mi arrabbio. È testardo come un mulo. È un demonio. È proprio come era suo padre. Quando Robin Hood era giovane, agiva in modo che tutte le donne lo odiassero e lo amassero nel medesimo tempo. Ebbene, io odio Robert. Questo è un sintomo certo che l'amate. Fermi, qualcuno ci segue. È soltanto il ragazzo. Uso questa parola col massimo rispetto. Non ti aspettavo certo così presto. Alla tua età non avrei mai lasciato un bel viso. Ah, tu non sai capire le donne. Io? Io non so capire le donne. Non hai idea di come siano cambiate in questi ultimi 50 anni? Sì. Risse, caos, confusione. Quel ragazzo non può mantenere l'ordine. Il paese ha bisogno di un vero re, potente, energico. Non osiamo, my lord. Non osate far cosa, Sir Mortimer? Ma io pensavo che... Vi siete sbagliato. Il re è sul punto di abdicare. Infatti ho già pronto qui il relativo proclama. Il re lo firmerà. E perché non dovrebbe? Perché non glielo portate ora, mentre gioca in giardino? Siete convinto che lo firmerà? Certamente, è un ragazzo e non ama perdere tempo a leggere carte. Ditegli che è un documento senza importanza e non farà obiezioni. Sì, my lord. Il re ama Mortimer, non gli farà domande. È geniale la vostra idea. Venite, osserviamoli mentre parlano. Non ho nulla senza l'ordine di mia madre. Ma avete sempre firmato i documenti che il reggente vi mandava. Una volta, ma adesso mia madre non c'è più. Mortimer è uno sciocco. Mandatemi lo sceriffo. Solo un'altra settimana e vi prometto di portarvi Robin Hood e suo figlio pronti per la forca. Robin Hood? Non è affatto di lui che ho bisogno di parlare. Davvero, my lord? Mi preoccupo del re. La sua mente sembra turbata. È triste da quando sua madre è partita. Anche ora piange in giardino. Bisogna che gli muti ambiente, non credi? Oh, sì, sì, my lord. Dovresti metterlo nella grande torre. Sicuro? Oh, my lord, ma è là che mettiamo i prigionieri? C'è però una bella vista. Provvedi subito al suo trasloco. Sì, my lord. La grande torre è molto alta. Se un bambino cadesse di lassù potrebbe morire. Infatti morirebbe, ma farò mettere delle sbarre a lei. No, non lo ritengo necessario. Io posso sorvegliarlo benissimo dalle mie finestre. Stagli accanto. Appoggiagli una mano sulla spalla e a un tratto sospingilo. Mi hai compreso? Io non potrei. Lo devi. Oh, no. Quel povero bambino, io no. Aspetta. Hai guardato la forca come ti ho detto? Il cappio è pronto per te. Allora, quando è che deve? Quando dovrebbe cadere? Domani sera, dopo il cambio della guardia. Sera, io sarò re.
vent'anni fa, caro Robin. Bellissimo anche questo. Ah, complimenti. C'è qualcuno anche al castello che fa altrettanto. Ma si tratta di arcieri scili. Falle accendere al fuoco, Will, e poi gettali in aria una alla volta. La freccia è una mira difficile, eh? Fatti onore, figliolo. Sei pronto? Pronto. Avete visto? Mio figlio, Robin. Robin! Vala! La vita del re è in gran pericolo. Lo vuole uccidere? Chi? Il reggente! Morte al reggente! Traditore! Silenzio! Silenzio! Puniremo il traditore. Ma nervi a posto. Bisogna punirlo subito. La cosa più difficile è poter entrare nel castello. Credi che abbasserebbero il ponte per la badessa di Buxton? La badessa di Buxton? Che vuoi dire? L'ho fermata sulla strada quest'oggi. L'hai maltrattata? Ma maltrattare una badessa, no. Abbiamo parlato del più e del meno. Voleva rientrare in tempo per le preghiere della sera. Ma che c'entra ora questa storia? Uno di noi può fingersi la badessa. Altri formeranno il suo segno. Poi la badessa si sentirà male per la strada e domanderà rifugio al castello. Ottima idea. Spero che la badessa non sia conosciuta al castello, Lady Catherine. No, io non l'ho mai veduta. Credo che riusciremo. Ne sono sicuro. Scegli gli uomini che ritieni più adatti. Io aspetterò nelle vicinanze e al momento opportuno interverrò per aiutarti a portare in salvo il re. Chi sarà la badessa? Will Scarlet. Io in sottana. Tu conosci bene le donne. Saprai come comportarti. Con questa barba? Oh, te la taglio. Perché non scegliete una vera donna? Io. Il vostro viso è troppo noto al castello. Vi riconoscerebbero. La badessa sarà malata e avrà il viso coperto. No, è pericoloso. Ma vedendo degli estranei, il re potrebbe spaventarsi e mettersi a gridare. Vedendo me... Vi ho detto di no. Non fatemi perdere tempo. Vi prego, convincetelo voi. L'idea è di Robert. Spettano a lui le decisioni. Robert, vi prego. Inutile insistere, Lady Catherine, vi ho già detto che è troppo pericoloso. Per voi? Per tutta l'impresa. Robert, scusatemi, ho mentito. I soldati del castello non sono degli arcieri pari vostri. Ah, davvero? Neanche gli arcieri scelti? Robert, non scherzate più. Portatemi con voi. Lady Catherine, devo occuparmi di cose molto urgenti. Il vero motivo per cui non volete che vi accompagni... Devo provvedere ai travestimenti, ai cavalli, agli uomini... Robert, poi siete innamorato? Devo... Ti amo tanto anch'io. Per questo voglio esserti vicino. Per sempre. Per sempre. Ripetiamoci le istruzioni per essere sicuri di trovarci là. Voi vi nasconderete ai bordi del fossato di fronte alla Gran Torre. Io starò in attesa dentro il castello. Alan monterà la guardia sul battione aspettando il tuo segnale. Appena udito il grido del gufo, tutti cominceremo ad agire. E in caso d'allarme ti copriremo la ritirata. Bene. Buona fortuna, ragazzi. Che Dio ti protegga. Ragazzo e suo figlio.
Ehi, di guardia, qualcuno si avvicina. Piegati avanti, Catherine. Ricorda che stai male. Sua reverenza, la badessa di Paxton si è sentita male e chiede di riposarsi. Un momento. È la badessa di Paxton. Si sente male e chiede di riposarsi. Abbassate il ponte. Seguitemi. Dio compenserà la tua bontà, figlio. Sarebbe bene che vi allontanaste dal castello stanotte. Affinché i sospetti non si posino su me. Recatevi al Golden Peasant in modo da essere visto lontano da qui. Partirò subito. Guardia. Chi è quella monaca? La badessa di Bexton, Mylord. Si è sentita male e ha chiesto asilo. Ma questo è seccante, Mylord. Estranei nel castello. Dei religiosi? Molto opportuno. Potranno testimoniare che il re è morto per disgrazia. Avete ragione. Bestia chiamata Cammello che vive solo nella Terra Santa. Una volta un crociato mi raccontò che quell'animale può bere una quantità di birra così grande da restare ubriaco 7 giorni. Ma questo non è possibile. Quel crociato l'ha visto con i suoi propri occhi. Ciò che fa una bestia, anche un uomo può farlo. Hola, oste. Signore. Prepara l'alloggio per tutti. E cibo, mangiamo qui fuori. Il mozzone è sul fuoco, signore. Sarà pronto fra un quarto d'ora al massimo. Portaci della birra. E non farci aspettare, eh? Sì, Mylord. I orsi sono più lenti delle lumache. Bevi tranquillo, Nixon. Staremo qui fino all'alba. Perché? Ma dovevamo proseguire il viaggio per Bergson stanotte. Infatti, ma la badessa ha cambiato parere. Non sarò bravo come quel cammello. Siete al servizio della badessa di Paxton? Da 20 anni, ovunque essa vada, ma non siamo mai stati in viaggio tanto. Da Paxton a Leeds, da Manchester a Oxford. 9 settimane intere. E adesso a sole 2 ore da casa e si trova che è troppo tardi per viaggiare, oh? La badessa di Paxton alloggia in questo albergo? Sì, signore, è già andata a riposare. Ah. Ecco, bevete alla mia salute. No, questo. Presto.
I nostri compagni sono pronti. Ecco qui il piano del castello. Questa è la gran torre. La camera del re si trova qui, ti rimpetta questi bastioni. Quanti uomini ci sono a guardia del re? Due. Ed è inutile che vi dica che sono riuscito a diventare loro amico. Agite con molta prudenza, perché ci sono guardie anche qui e qui. Quante altre guardie sono sotto la torre? Due. Bene. Quando avrai svegliato il re, fammi un segno. Io starò sul bastione di sotto. Ma mettiti al riparo, perché lancerò una freccia attraverso la finestra. Una freccia? Sì, con un sottile spago attaccato in fondo. L'altro capo dello spago sarà attaccato a una corda. Alan sarà di guardia alla porta mentre tu lo tiri su. Poi voi prendete il mio posto, Lady Catherine, mentre io farò scendere il re fino a Robert. Dopo ci caleremo subito anche noi. È tutto stabilito? Sì, tutto. Allora va pure, Alan. Il piccolo John vi dirà quando è il momento di andare. Io vi aspetterò in cima alla scala della torre. Non voglio aver paura, Robert. Ma se il nostro piano fallisse, noi certo non ci vedremo mai più. Tutto andrà per il meglio. Volete che vi canti qualcosa per rallegrarvi la veglia? E perché no? E allora, ricordatevi di andare cauti attraversando il cortile. Sì, perché torna. E Lord Fitzheber, abbassate il ponte. Abbassate il ponte, presto. Oramai è troppo tardi.
Non possiamo fermarlo. Sorvegliate il corridoio, Lady Catherine, mentre io mi incarico del re. Abbi cura del re. Va bene. Coraggio, maestà. È una brutta discesa, ma io non ho paura. Ah, sì. Non abbiate paura. Sono degli impostori. Impostori? La vera badessa di Bexton sta al Golden Fise. Andrò a visitare questa badessa. Venite con me. Ci sono. Guardate, guardate. Voi dove andate? A catturarli. Non perdete la testa. Aspettateli nel fossato. La morte del re sarà più legittima. Salite nella stanza della torre e arrestate chiunque vi si trovi. Sì, ma è loro. Robert, che è caduto? Presto, Robert, qualcosa non va. È quasi arrivato. Ci hanno veduti, buttiamoci. Di quei banditi. Portateli nell'anticamera del consiglio. Sì, my lord. Tutto ciò vi costringe ad agire prima che non pensassi. Chiamate i baroni che si trovano nel castello e adunateli per l'assemblea. Signori baroni, purtroppo, come già sapete, il re è stato rapito. Domani mattina ognuno di voi partirà per i suoi domini, tornando poi qui al più presto possibile con tutti gli uomini armati dei quali dispone. Insieme noi cavalcheremo verso Londra. Tra pochi giorni io sarò incoronato re. L'azione è finita. Mortimer, fate entrare i prigionieri. Sì, my lord. E l'ultimo ostacolo è stato tolto di mezzo. Perché non c'era Warwick? Non mi fido di lui.
Avevo già in mente di liberarmene. Mylor, ecco i tre prigionieri. Lady Catherine, l'amica della regina, in compagnia di traditori. Peccato. Peccato che io sia costretto ad impiccare una signora come una criminale. Con quale diritto? Il rapimento del re è alto tradimento. Il re non è stato rapito, è stato salvato, perché voi questa notte volevate ucciderlo. Con che sfrontatezza costui mentisce? Io ero arrampicato lassù quando avete dato l'ordine allo sceriffo di assassinare il re. Ho udito ogni vostra parola, non potete negarlo. Ora basta, che siano impiccati! Aspettate un momento. Io ho ancora il diritto di morire con la spada in pugno invece che con una corda al collo. Chi vi dà un tale diritto? La legge del giudizio della spada. Questa legge è riservata solo alla nobiltà. Io appartengo alla nobiltà. Voi? Sono il figlio del conte di Entiton. Robin Hood? Così voi siete il figlio di Robin Hood? Potrei mandarvi sulla forca, ma ho un conto da regolare con vostro padre. Uccidere suo figlio mi farà molto piacere. No, la vostra vita è preziosa per il paese. Godrete ugualmente della morte di questo traditore se lo ucciderò invece vostro. Grazie, Fitzherbert, ma non posso rinunciare a una simile soddisfazione. Rinchiudeteli tutti nella Torre Nera. Via, presto. Temo che il vostro sia un errore. 5 uomini volevano catturarlo e ne ha uccisi 2. Non potete vincere. 3 giorni senza cibo e senza acqua lo renderanno molto debole. Dopo una tal cura potrà darmi ancora pensiero? No, un'idea bellissima, my lord, geniale. Voi avete un viaggio lungo da compiere. Partite subito. Sì, my lord, sì. Dice il reggente. Alzati. Sono venuto a dirvi che la prova della spada dovrà aver luogo fra 3 giorni. Volete concedere a voi stesso altri 3 giorni di vita? Io dono a voi 3 giorni prima di uccidervi. Staremo a vedere se la vostra spada sarà agile come la vostra lingua. 3 giorni senza cibo e senza acqua stroncheranno la vostra arroganza. Nessuno deve vedere il prigioniero. Non gli si è dato né cibo né acqua. Sì, my lord. Dammi la chiave, la custodirò io. Sì, my lord. Di morire solo fra 3 giorni. Ti prego, Robert, ho sentito tutto ciò che ha detto. Non sai che un po' d'appetito aguzza l'intelligenza?
mentire. Che cosa è accaduto a mio figlio? Perché non mi credete? Io non lo so. Smettete di torturarmi. Non so nulla, lasciatemi andare. Il reggente ha... Permetti, Robin? No, no, per amor del cielo, vostra signoria, per amor del cielo! No, Will, con questo mi divorzo io. Robin. Grazie, vostra riverenza. Da giovane gli avresti bucato la testa. Proverò di nuovo. No. No. No, dirò tutto. Vostro figlio è salvo. Egli è ancora vivo. Che vuol fare di lui, il reggente? Questo non lo so. Lo ignoro, ve lo giuro. Allora io ricomincio. No, aspettate. Vostro figlio ha sfidato il reggente alla prova della spada. L'incontro avverrà fra tre giorni. Chi si batte per il reggente, Fritz Herbert? No, il reggente in persona. Oh, oh, il reggente! Se si batte lui c'è un inganno in mezzo. No, no, non mi uccidete. Me ne credi capace? Tu sei un inglese. Lascia cadere bacio la brocca e ti lancerò al cibo. Aspetta un momento. Ecco la brocca. Attenta. Mi è sembrato di sentirvi parlare. Recitavo le mie preghiere. Portatemi della sacca, prego. Tutto è stato preparato con cura. C'è ancora un particolare che merita attenzione. Mylord. Sono stati ultimati i preparativi per il duello di domani sera? Certamente, lui ha il comando degli arcieri che staranno sui bastioni del cortile. Hai capito le istruzioni? Sì, my lord. Beh, ripetile. Colpiremo se il reggente è in pericolo. Bene. Sì, sì, bene. Grazie, my lord. Ah.
ricordatevi i miei ordini. Sta tranquillo, Robin. Attenzione a non dimenticarli. Un solo errore può causare la morte di Lady Catherine, Alan e Robert. Siamo giusto in tempo, il cambio della guardia è alle 8 precise. Tu puoi andare. È fatto tardi, l'ora è passata. Non c'è da aver fretta, Fritz Herbert. State tranquillo. Ecco il cambio della guardia. Sono pronto, nasconditevi. Il cambio, Bruce. Ecco la chiave della sua cella. Io andrò direttamente nel cortile. Sì, Mylord. Sceriffo? Ritengo che sarebbe opportuno far assistere anche Lady Catherine a questo duello. Certo, Mylord. A posto, presto.
i tuoi uomini sui bastioni. Sì, signore. Niente acqua, portatelo nel cortile. Di reggere una spada. Sì, Lady Catherine dovrà avere il piacere di vedervi morire. Siete troppo ben nutrito. Su, in guardia! Robert D. Huntington, ti consacro cavaliere e conte. Alzati, Sir Robert, conte di Sutherland.
Io ti concedo il possesso di tutte le terre e beni di pertinenza dei nuovi titoli e del castello di Sutherland. Lady Catherine, vi prego avvicinatevi. Gli volete molto bene? Oh, questa. Io l'adoro. L'adori anche tu? Immensamente, maestà. Allora vi ordino di sposarvi e di recarvi in luna di mira al castello di Sutherland. Non possiamo disobbedire al re.